Buonasera a tutti, ben trovati a questa seconda conferenza, fa parte della rassegna dei Dialoghi di Scienza, è un'iniziativa promossa da Sardegna Ricerche con il contributo dell'assessorato alla programmazione della Regione Sardegna e si tratta di una serie di appuntamenti per parlare di scienza e per ragionare anche insieme a una serie di ospiti su diversi temi scientifici. Io mi chiamo Elisabetta Tola, sono una giornalista scientifica. Spesso, più spesso, sono alla radio o sul web. Quando posso fare incontri diretti col pubblico, sono ben contenta di farli perché è un modo molto interessante, appunto, di mettere insieme punti di vista, di discutere insieme anche diversi aspetti della scienza contemporanea. E sono particolarmente contenta questa sera di essere qui assieme a Rino Rappuoli, che è uno dei massimi esperti di vaccini a livello mondiale e il direttore scientifico del Centro di Ricerca sui Vaccini di Novartis a Siena. E sono contenta perché io ho una formazione microbiologica e quindi è un tema che a me è molto molto caro e quindi penso che avremo modo in questo tempo che passeremo assieme di affrontare veramente tanti punti di interesse. Partiamo dalla domanda, naturalmente, se c'è ancora bisogno dei vaccini, ma vorremmo provare a raccontare cosa sono i vaccini adesso e non soltanto cos'erano e cosa sono stati nella storia, ma anche guardare avanti e capire che tipo di ruolo possono giocare nella società dei prossimi anni, dei prossimi decenni e nella società nostra, ma anche quella di altri luoghi dove lo stato di salute, lo stato economico e sociale è molto diverso. Rino Rappuoli è uno scienziato che si è formato in Italia, a Siena, ma poi è stato negli Stati Uniti, è stato a Harvard, è stato in vari luoghi e poi è tornato in Italia. Anche questo è un elemento che io trovo interessante. Lo dico perché siamo abituati in questo periodo, in questi ultimi anni, a scienziati che lasciano l'Italia perché in Italia fanno molta fatica a fare ricerca e credo sia importante anche avere degli esempi di persone che riescono a creare un sistema di ricerca e a ottenere ottimi risultati all'interno di questo sistema. Faremo così, faremo una sorta di intervista perché io sono abituata allo stile radiofonico e quindi questo è quello che adotto anche quando faccio gli incontri pubblici e poi naturalmente apriremo al pubblico per domande o commenti, quindi vi chiedo già di prepararvi a questa conversazione con Rino Rappuoli. Però vorrei partire da questo, prima c'era un discorso qui nell'angolo sul fatto che abbiamo sempre in mente il vaccino come tutto sommato un oggetto, beh non è un oggetto, ma insomma uno strumento che è rimasto un po' immutato, no? È anche vecchio. Io appartengo ancora alla generazione di quelli vaccinati contro il vaiolo e molti di noi, insomma, credo in sala anche portano i segni, esatto. Vorrei partire invece guardando a oggi, cosa sono i vaccini adesso e che tipo di vaccini abbiamo oggi a disposizione. Quindi partirei da questo con Rino Rappuoli. Ah, è già acceso, proviamo. Grazie, prima di tutto è un piacere essere qua, soprattutto avere la possibilità di parlare persone che usano i vaccini. Io parlo spesso con persone scienziate, eccetera, così. Quindi parlare con persone che poi sono quelli che ne cosa completamente diversa e quindi mi fa molto piacere. E la domanda è cosa. La domanda è come sono i vaccini oggi? I vaccini oggi sono molto diversi da quelli che avevamo solo 30-40 anni fa. E sono fatti con tecnologie moderne, rivoluzionarie, spesso cambiati completamente rispetto ai vaccini che avevamo un po' di tempo fa. E questi cambiamenti essenzialmente hanno fatto due cose. Uno, ha aumentato spesso l'efficacia, ma soprattutto la cosa che è più importante di tutti è che hanno aumentato enormemente la sicurezza. Quando
quando parlavamo del vaiolo dicevamo, cioè, tutti hanno il segno, oggi nessuno ha più segni dei vaccini che facciamo oggi. Quando c'erano questi vaccini tipo il vaiolo, c'erano degli effetti collaterali spesso gravi, encefaliti e cose, per cui la gente aveva un po' paura dei vaccini a quei tempi. Oggi non esistono più quei vaccini che avevamo allora, che avevano effetti collaterali di questo tipo. Oggi l'effetto collaterale più grave è un braccio gonfio, un dolore per qualche giorno, un pochino, qualche linea di febbre, però al di là di questo, quegli effetti collaterali gravi che c'erano una volta non ci sono più. E i vaccini che stiamo sviluppando oggi sono ancora meglio di quelli che abbiamo, perché le tecniche nuove permettono ovviamente di aumentare completamente la sicurezza e anche quelli piccoli inconvenienti tipo un braccio un po' gonfio, così, che non riusciremo mai a eliminare completamente, ma a diminuire molto. E quindi sono vaccini moderni, efficaci, stanno sempre più sicuri, e quello, purtroppo questo non viene comunicato insieme alla gente. Infatti io spesso, quando la gente mi domanda questo, dice: ma come sono i vaccini oggi? Dico: oggi i vaccini fanno parte del XXI secolo, stiamo spingendo le tecnologie al massimo, abbiamo delle tecnologie bellissime, fanno i vaccini migliori, più sicuri, eccetera. Purtroppo la mentalità, l'educazione della gente, spesso anche della classe medica, è rimasta nel secolo scorso. E quindi le paure, le cose, eccetera, sono non sui vaccini di oggi, ma su quelli acquisiti di 40-50 anni fa. E quindi è un processo educativo che dobbiamo fare per cercare di portare anche la testa della gente in questo secolo. Scusate, forse posso avere l'altro microfono, così non passiamo questo. Ecco, allora, coglierei proprio l'occasione del fatto di essere qui per fare appunto questo passaggio e provare a spiegare perché sono più sicuri, o meglio, come vengono fatti. Noi sappiamo che i primi vaccini erano virus o insomma altri agenti, altri microrganismi che venivano, si diceva, deattivati o comunque attenuati. Adesso questo è anche un... oggi però non sono fatti più così, non prendiamo un virus da una malattia, penso ai primi vaccini appunto contro il vaiolo, no? Che venivano presi proprio dalle crosticine dei malati e venivano inoculati nelle persone sane, e questa era una formula, no? Una forma di... non siamo a questo ovviamente. Cosa si usa oggi per produrre un vaccino? Oggi si usano tecniche, diciamo che i vaccini per un secolo, dal 1880, quando Pasteur ha cominciato a fare i primi vaccini, sono fatti, come diceva lei, essenzialmente un virus o un batterio, o si uccideva o si attenuava, o si prendeva da un malato, si passava un altro. Erano delle cose molto crude, e che in tempi in cui la gente, i bambini morivano di certe malattie, avere poi una febbre alta o avere anche un'encefalite, oppure avere, nel caso del vaiolo, succedeva che un bambino su 100 morisse per la vaccinazione, però era molto meglio che ne morisse uno su 100 per vaccinazione che ne morissero 20 per la malattia. E quindi era sempre una questione del rischio. Essenzialmente i vaccini sono stati fatti così fino al 1980. Seguendo più o meno il modo di fare i vaccini di Pasteur. Molti vaccini batterici, per esempio, erano fatti uccidendo i batteri, iniettandoli. È una cosa, migliaia di componenti all'interno di queste cose, molto reattogenici, a volte tossici, e quindi avevano degli grossi effetti collaterali. Dal 1980 in poi sono cominciate una serie di nuove tecnologie. La prima è stata quella del DNA recombinante, in cui si possono sintetizzare in lievito o in batteri delle proteine che prima
si potevano prendere solo crescendo i microrganismi patogeni. Poi è arrivata una tecnologia bellissima che fa i vaccini più sicuri che abbiamo oggi, è quella della glicoconiugazione, in cui essenzialmente è un vaccino semisintetico, si prendono due molecole naturali, si mettono insieme e si fanno dei vaccini bellissimi che hanno sconfitto il meningococco C, la meningite da Haemophilus influenzae, il pneumococco. È una tecnologia che essenzialmente ha sconfitto una serie di malattie che fino a metà degli anni 80 non c'era, e i vaccini sono finiti sul mercato durante gli anni 90. E oggi con la genomica poi riusciamo a fare dei vaccini che erano impensabili prima. Andiamo perché con la genomica riusciamo a andare a leggere nel genoma dei vari microrganismi, quali sono le molecole importanti, e i vaccini vengono fatti solo contro quelle molecole che sono importanti per la vaccinazione, eliminando tutte quelle che spesso davano problemi di sicurezza. E le ultime tecnologie su cui stiamo lavorando in questi giorni è essenzialmente fare dei vaccini completamente sintetici, in cui non c'è più bisogno di molecole naturali, ma si possono fare direttamente a partire da sintesi chimica, più o meno, che permettono appunto di fare un passo ulteriore rispetto anche a quelli che abbiamo oggi. Quindi un po' come i farmaci. Sì, l'idea è che un giorno i vaccini diventeranno come i farmaci. E una delle ragioni per cui, tra l'altro, i vaccini non sono così non hanno avuto uno sviluppo tecnologico come i farmaci, è che mentre i farmaci hanno dato il modo di avere grandi ricavi e quindi le aziende farmaceutiche potevano investire su questo, i vaccini sono sempre stati il parente molto povero, anche se sono quelli che dal punto di vista di beneficio all'umanità non c'è farmaco che si paragoni al vaccino, perché è sempre meglio stare bene senza ammalarsi che ammalarsi e poi prendersi il farmaco. Però i vaccini non hanno mai dato grandi profitti alle case farmaceutiche, e quindi gli investimenti su cose nuove non sono stati molti. Oggi per la prima volta si comincia a investire di più, anche perché i governi hanno capito che anche una questione economica, no? Le spese del sistema sanitario stanno arrivando a un punto tale che è quasi insostenibile, mentre la prevenzione tramite vaccinazione ha due benefici: abbassa i costi e tiene la gente in salute. C'entra anche il fatto che le epidemie non sono più lontane o vicine, ma che in certo senso oggi, nell'arco di poche ore, qualcosa si può diffondere veramente su tutta la Terra, viaggiando per esempio. Sì, no, questo è diventato un problema, spesso anche mediatico, ma a volte anche un pericolo reale. Questo, adesso non so quanti di voi hanno seguito ultimamente, il giorno di Pasqua in Cina è venuto fuori un nuovo virus aviario che si chiama H7N9, e non si trasmette ancora da uomo a uomo, però è comparso in diverse città cinesi, ha infettato poche persone per confronto alla popolazione cinese, un centinaio, però di queste un quarto ne sono morte, essenzialmente non c'è niente che le cure moderne possono fare per queste cose. E adesso il virus è comparso, adesso è ritornato giù perché sta arrivando il tempo più caldo anche lì. E quindi potrebbe essere una cosa che è finita lì, oppure, come spesso succede, che in autunno il virus nel frattempo si è sparso nella popolazione e in autunno potrebbe diventare... Allora quindi stiamo facendo una corsa contro i tempi per preparare un vaccino che, se necessario, in autunno sia pronto, e se non è necessario lo terremo nei laboratori. Non verrà somministrato. Ecco... Andando sempre avanti, perché poi torneremo anche indietro per andare a vedere un po' quali sono stati i protagonisti degli anni passati, no? Perché lei diceva che i vaccini hanno avuto un impatto sulla salute complessiva della società, delle nostre società umane, non paragonabile
a quello di nessun farmaco. Però andando ancora avanti, una delle cose che lei mi ha detto quando abbiamo parlato prima di questo incontro è: siamo abituati a pensare sempre ai vaccini, a parte quando viaggiamo all'estero in luoghi tropicali, soprattutto come un mezzo di prevenzione che si applica sui bambini. In realtà, andando avanti o guardando avanti, ci sono altre fasce della popolazione su cui voi state lavorando. Sì, diciamo che i vaccini noi lo conosciamo come un mezzo per prevenire le malattie dei bambini, che poi tra l'altro grazie alla vaccinazione adesso nei nostri paesi queste malattie sono scomparse. Però finora per più di un secolo i vaccini che sono stati sviluppati sono soprattutto per i bambini e di fatto hanno eliminato quasi completamente le malattie che non tanto tempo fa uccidevano milioni di bambini. E ci sono ancora un paio di malattie che sono importanti nell'età infantile, che uno è il meningococco di tipo B, però un vaccino per questo lo abbiamo appena registrato in Europa, e un altro è il virus respiratorio sinciziale che causa tantissime ospedalizzazioni nei primi 3-4 mesi di vita, e per cui stiamo lavorando su un vaccino anche per questo. Quando avremo fatto questi due, credo che meningococco B c'è già, l'altro arriverà nei prossimi 7-8 anni, essenzialmente i vaccini avranno fatto una grande cosa, eliminato tutte quelle malattie importanti dell'età infantile e giovanile. E spesso la gente dice: allora adesso basta, è chiuso, cosa fai da qui in avanti essenzialmente? Puoi andare in pensione, non c'è più bisogno dei vaccini. E quello che io di solito rispondo è che noi abbiamo lavorato per una società in cui proteggere i bambini era importante, ma nel frattempo la società si è evoluta, adesso abbiamo una popolazione che tutti chiamano in inglese aging society, la società che invecchia, e in cui il grosso problema medico non sono più i bambini ma sono gli anziani. Questo sia dal punto di vista economico sia per una serie di malattie che stanno venendo fuori. Quindi penso che la prossima attenzione dei vaccini sarà la popolazione che invecchia, quindi usare tutte le tecnologie che abbiamo per fare nella popolazione anziana quello che i vaccini hanno fatto per i bambini, essenzialmente tenerla bene in salute in modo che la vita che adesso è più lunga sia una vita con alta qualità della vita. E questo si può fare una serie di cose, prevenendo una serie di malattie infettive che spesso nell'anziano ritornano, prevenendo infezioni ospedaliere che spesso sono letali nell'anziano con vaccini che prevengono infezioni da batteri resistenti agli antibiotici. E l'altra cosa importante, secondo me uno dei problemi ovviamente nell'anziano è che a un certo punto cominciano a aumentare il numero di tumori che stanno arrivando, e oggi credo che abbiamo le tecnologie per spostare forse di 10 anni, forse di 20, l'insorgenza dei tumori, ma forse anche per eliminarli del tutto. Tumori di origine virale o comunque legati ad agenti patogeni? No, quelli li facciamo già. Il vaccino per l'epatite B ormai previene i tumori del fegato causati da questo virus, e quindi le nuove generazioni non avranno più, che se vengono vaccinate non avranno più tumori al fegato causati da epatite B. Il vaccino per il papilloma è stato introdotto, quindi il tumore della cervice può essere prevenuto da quello. Quindi questi vaccini qua esistono. Adesso si potrebbero sviluppare vaccini contro l'epatite C per eliminare l'altro tumore del fegato causato da questo. Il vaccino contro l'Helicobacter pylori per prevenire il tumore dello stomaco. Ma io stavo pensando anche a vaccini che prevengono il tumore del seno, il tumore della prostata, il tumore al polmone, eccetera. E questi sono vaccini di concezione innovativa, in cui grazie alle tecniche moderne, con adiuvanti nuovi, eccetera, si può immunizzare, non so, quando la gente arriva a 50-55 anni, contro degli antigeni che provengono da... che sono espressi di più in fase tumorale, in modo da armare il sistema immune che possa essenzialmente tenere a bada o uccidere le cellule tumorali
appena sorgono, perché oggi il problema dei tumori è che quando ce ne accorgiamo spesso è tardi, quindi è difficile curarli, ma se uno riesce a farli individuare dal sistema immune alla prima cellula che diciamo, comincia a diventare tumorale, probabilmente si possono eliminare. Questo come si correla? Lei citava prima il fatto che i vaccini sono, diciamo, il comparto meno ricco, diciamo così, insomma, dell'industria farmaceutica, mentre la parte di sviluppo dei farmaci, sappiamo che i farmaci, per esempio, per la Aging Society, no, sono tanti. Vuol dire riuscire a sostituire parte di questi farmaci, ridurre l'assunzione? Cioè, come se lo immagina lei, una società in cui una persona anziana viene vaccinata e quindi ha queste possibilità di prevenzione, sarà meno dipendente dalla quantità di farmaci? O? Beh, certo, io penso che gente sana ha meno bisogno di farmaci. Quello che i vaccini fanno è mantengono la gente sana più a lungo. E quindi sì, il risultato dovrebbe essere meno farmaci e più vita sana. Allora, vorrei fare un passo indietro adesso, andare a vedere, giusto per appunto mettere lì una serie di spunti, andare a vedere invece quello che i vaccini hanno significato un po' nella storia, perché lei l'ha raccontato più volte, lo racconta anche nel suo libro I vaccini dell'era globale, che ha scritto con Lisa Vozza, parte dalla sua città, da Siena, e da una data storica che è quella del 1348, quando Siena era una città che era in pieno boom, come si direbbe oggi, no? E stava costruendo una cattedrale destinata a diventare una grande cattedrale. Poi, qualche mese dopo, la situazione cambia drasticamente. E questo è un esempio che io adopero soprattutto fuori d'Italia, però poi mi sono accorto che neppure a Siena la gente sapeva la storia, quindi ho cominciato a raccontarla anche a Siena. Ma essenzialmente, se uno va al periodo medievale e poi vede quando è rinata un po' la civiltà in Europa. E Siena è una delle, la scuola della pittura senese, quella prima che emerge dopo l'arte bizantina. E la ragione di questo era che Siena è stata una delle più grandi potenze economiche in quel periodo. Era collocata sulla Cassia tra Roma e il Nord Europa, sono inventati dei banchieri, degli affaristi, eccetera. Hanno fatto il primo ospedale nel mondo, eccetera. Era diventata la città più ricca d'Europa a quel tempo. Aveva, secondo i calcoli, 100.000 abitanti, oggi ce n'è solo 55.000. Io mi sono letto un po' le cronache di quei tempi, perché era interessante, e me le sono lette nel periodo in cui stavo in California, l'ultima era di Clinton, prima del 2000, e mi sembrava che ci fosse un'analogia. L'ultima era di Clinton in California, 98-99, era il momento in cui la California era il boom della biotecnologia, il boom della informatica, e quindi tutti volevano andare in California, perché andare lì voleva avere accesso alle tutte le tecnologie, i cervelli più bravi, soldi, la gente andava gli investitori davano i soldi proprio a tutti. La gente si comprava la Mercedes con lo stipendio che avrebbe preso l'anno dopo, perché era così, era un boom economico. E tutti volevano andare lì perché lì l'azione era lì. Siena nel 1340 era una cosa simile, era un centro culturale, dall'Europa venivano a Siena, i pittori venivano a Siena, gli scrittori venivano a Siena, gli architetti venivano a Siena, perché lì succedevano le cose. E come succede in queste cose qua, hanno pensato di fare un'opera grandiosa. E oggi l'opera grandiosa a Dubai si fa il grattacielo più alto del mondo. A quei tempi si faceva la cattedrale più grande del mondo. E quindi hanno disegnato questa cattedrale immensa, hanno cominciato a costruirla, erano gli architetti, i migliori pittori dell'epoca, erano tutti là. E hanno fatto la pianta, cominciato a costruire il facciatone, il muro della facciata di questa cosa enorme. E era maggio del 1348 quando è arrivata a Siena la peste, e essenzialmente in tre mesi, due terzi della popolazione sono morti. E
essenzialmente l'economia è saltata completamente, ma la cosa più grave era che avevo perso la conoscenza. Gli architetti erano morti, i pittori erano morti, le cose. Nessuno sapeva più come fare quelle cose. E poi sono passati altri secoli, Siena è rimasta a 55.000 abitanti e adesso è tornata anche in serie B. Quindi, ma di fatto quella cattedrale non è mai stata finita. Nei secoli successivi hanno costruito la cattedrale, ma la cattedrale iniziale doveva essere una croce in cui c'era essenzialmente il braccio lungo della croce e il braccio corto. Il braccio corto della croce è quello che è diventata la cattedrale, che è grande, è una delle cattedrali più grandi anche oggi, ma immaginate come doveva essere l'altro. E qua all'inizio dove essere il braccio lungo c'è un facciatone, lo si chiama facciatone, che è un muro altissimo con due finestre che devono essere la facciata della cattedrale, che sono aperte sul cielo, e si può andare su, c'è un bellissimo panorama da lassù. Però essenzialmente è una cattedrale mai costruita perché un batterio è arrivato e ha fatto una strage. Io la chiamo quel facciatone il più grande monumento alle malattie infettive che esiste al mondo, e è un monumento che essenzialmente ricorda una serie di cose. Quanto devastante può essere una malattia tipo infettiva? Oggi potremmo prevenirla con la vaccinazione, a quei tempi non potevano farlo. E è una cosa che dice, vabbè, questo è successo nel 1348, se qualcuno va in Africa a vedere cosa succede con l'AIDS trova che è successo esattamente la stessa cosa. Popolazioni sono state decimate, la cultura è andata, ci sono un sacco di orfani che non hanno più un punto di riferimento e paesi che sono essenzialmente distrutti. E se uno pensa a quello che potrebbe succedere dovesse venire una pandemia influenzale contro cui non abbiamo rimedio, potrebbe risuccedere una cosa del genere. Lei cita nel libro il fatto che, per esempio, la Spagnola ha fatto più morti di quanti, o insomma, comunque un numero altissimo anche in confronto alla guerra appena passata. Parliamo dell'epidemia del Novecento, quindi subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Se no è una cosa che nessuno pensa, ma se uno va a vedere essenzialmente la mortalità delle due guerre mondiali e quanti morti ci sono stati per l'epidemia influenzale della Spagnola del 1918, essenzialmente i morti sono stati molto di più per la pandemia influenzale che per le due guerre messe insieme. E almeno quando andavo a scuola io, i libri di storia non la finivano mai con le due guerre, ma dell'epidemia del 1918 non ne parlava nessuno. Eppure i morti erano molto di più. Erano milioni e milioni. Ecco, ci sono altre due malattie, oltre alla peste, che nei secoli in Europa ha avuto vari cicli. Quello del 348 sicuramente è stato una di quelle che si ricorda, credo anche lì milioni di morti in tutto il continente. C'è il vaiolo, di cui lei prima mi dava un numero che io appunto non sapevo e credo interessante mettere in comune anche con il pubblico, perché è un numero molto di grandissimo impatto. Sì, no, il vaiolo è l'unica cosa contro cui non dobbiamo più vaccinare oggi, e la ragione per cui non dobbiamo più vaccinare è perché il vaccino ha eliminato il virus dalla faccia della terra, essenzialmente, quindi non esiste più il virus, non dobbiamo più vaccinare. Tutti gli altri vaccini dobbiamo fare perché i virus e i batteri esistono ancora. Ma il vaiolo è una di quelle cose in cui non molto tempo, cioè dipende dall'orizzonte temporale che uno ha, ma 1750 in Europa il vaiolo causava circa 600.000 morti all'anno. Immaginate oggi se avessimo una malattia che causa 600.000 morti all'anno. E a quel tempo c'è da tenere conto che l'Europa aveva solo 80 milioni di abitanti. Vuol dire che una persona su 140 circa all'anno moriva di vaiolo.
Una città tipo Parigi, ci sono 20.000 morti di quello. Il vaiolo è una di quelle malattie che se ci fosse oggi noi non abbiamo una medicina per il vaiolo. Quindi se non fosse stata eliminata tramite vaccinazione, è una di quelle cose che può tornare. Quindi da qui l'importanza di continuare a vaccinare e di ricordarci, insomma, che poi non era preistoria, questo qui era 1750. Ecco, c'è un dato che è quello che ci sono alcune malattie, diciamo, eradicate o comunque sotto controllo al punto che non sono quasi più presenti in alcuni paesi, ma che sono ancora molto presenti in altri. Lo sforzo di controllare una malattia su scala globale sembra uno sforzo piuttosto immane. Quali sono le malattie più preoccupanti da questo punto di vista? A parte l'influenza, su cui noi pensiamo all'influenza, l'abbiamo tutti una volta all'anno, voglio dire, ma in effetti fa un certo numero di morti all'anno anche consistenti, soprattutto nelle categorie più in difficoltà, chi ha già insomma condizioni respiratorie complesse, eccetera. Ma se guardiamo alle malattie infettive, quali sono quelle che ci preoccupano di più? Beh, più o meno ci dovrebbero preoccupare tutte, perché cioè, prendiamone una a caso, la difterite. Credo che nessun medico di questa generazione abbia mai visto un caso di difterite in Italia. Perché? Perché vacciniamo e non esiste più. Ma in Russia, quando è caduto l'Unione Sovietica, essenzialmente, prima la vaccinazione era obbligatoria, la facevano tutti, non avevano casi di difterite, come non ce l'abbiamo noi. Quando è caduto l'Unione Sovietica, essenzialmente l'attenzione, la vaccinazione, cioè non è che hanno smesso di vaccinare, però l'attenzione è diminuita e probabilmente hanno vaccinato meno o male, non sappiamo bene. Di fatto la difterite è tornata, una malattia mai, cioè nessuno poteva pensare che è tornata, e è tornata per 4-5 anni, ha causato una serie di morti, finché poi hanno cominciato a vaccinare e se n'è riandata di nuovo. E se smettessimo di vaccinare, la difterite tornerebbe anche da noi, perché non è un batterio che sta solo nell'uomo, ma sta negli animali, sta nell'ambiente, e quindi se non lo possiamo eliminare come il vaiolo. Il vaiolo lo potevamo eliminare perché era un virus che ha bassa infettività, quindi si trasmetteva poco da uomo a uomo e viveva solo nell'uomo, quindi con la vaccinazione l'abbiamo eliminato, ma il batterio, la difterite, non possiamo eliminarlo, il tetano non possiamo eliminarlo, sta nel terreno, basta andare in qualsiasi posto dove ci sono degli animali del terreno pieno di tetano. Quindi se smettessimo di vaccinare queste cose tornerebbero subito. Morbillo, rosolia, pertosse, sono tutte malattie che come smettiamo di vaccinare tornano. Parlavamo prima di, se uno guarda le prime pagine dei giornali inglesi nelle ultime 3 settimane, troverà che parlano di una grande epidemia di morbillo, e questo è dovuto al fatto che a causa delle pubblicazioni contro le vaccinazioni un po' di anni fa in Inghilterra avevano smesso di vaccinare, adesso hanno ripreso, però c'è stata tutta una coorte di giovani che adesso hanno 15-20 anni che non erano stati vaccinati, con gli anni si sono accumulati i casi, tutti questi qua non essendo vaccinati sono diventati dei portatori per la società. E negli anni si sono accumulati, il virus si è sparso nella popolazione e adesso è scoppiato e adesso ci sono morti, e per questo finisce sulle prime pagine dei giornali, e adesso stanno rivaccinando tutti. A me piace sempre ricordare che il morbillo ha ucciso in Italia non tanto tempo fa, cioè solo qualche anno fa c'è stata un'epidemia di morbillo che ha ucciso un certo numero di bambini, quindi a volte pensiamo che il morbillo sia una malattia che tutti abbiamo, beh, insomma io l'ho avuto per esempio, molti di noi l'hanno avuto, e dicevamo prima, sì ce lo raccontiamo, insomma cosa vuoi che sia, è stato il morbillo, certo ce lo raccontiamo tra quelli che appunto non hanno avuto conseguenze da questa malattia, ma solo qualche anno fa c'è stata un'epidemia anche qui da noi. E quindi questo, lei ha citato prima... l'ultima domanda che faccio io, poi apro intanto esatto alle domande del pubblico, però volevo mettere un ultimo spunto che è questo. Ha citato l'HIV ed è una delle malattie, l'AIDS diciamo, non l'HIV in sé, ma
scusate, la malattia conclamata, però contro la quale si combatte veramente da anni, e il discorso del vaccino torna ciclicamente come una possibilità che però insomma ancora non sembra essere disponibile, almeno per quello che appunto pubblicamente ne sappiamo. Perché è così difficile? E qual è secondo lei? C'è stato addirittura un paio d'anni fa, se non ricordo se 4-5 anni fa, la conferenza, quella annuale che si fa sull'HIV in Messico, dove una serie di medici hanno iniziato a dire forse non è più quella la strada, perché non riusciamo insomma a raggiungere un risultato. Come mai? L'HIV è forse una delle sfide più importanti che abbiamo oggi. In qualche modo questo virus è figlio dei tempi, è più evoluto di noi. E la ragione per cui è evoluto è perché ha scelto come cellula target il sistema immunitario, quindi quello che ci dovrebbe attaccare il nostro sistema di difesa. E quindi e lo fa in modo molto furbo, perché attacca e poi cambia continuamente, per cui è un nemico che il giorno dopo non è come era il giorno prima. E questo sfida le nostre tecnologie, quindi i vaccini fatti con tutte le tecnologie che abbiamo anche oggi non hanno funzionato. Di fatto abbiamo fallito, la società scientifica ha fallito tutti i vaccini contro l'HIV fatti con metodi tradizionali fino al 2009. Nel 2009 c'è stata una prova clinica in Thailandia c'è stata una protezione del 30%. Che è poca, perché in genere i vaccini devono avere una protezione 80-90%, però è stata la prima prova clinica che ha dimostrato che in teoria un vaccino è possibile. Da quella prova clinica abbiamo cominciato a lavorare, è uno sforzo globale perché l'investimento è enorme. Adesso noi facciamo parte di un consorzio che chiamiamo P5 o P5, in cui siamo noi che mettiamo le nostre conoscenze di vaccini. Una ditta che è di solito la nostra concorrente, che si è alleata con noi perché lo sforzo è globale, c'è bisogno di... Poi c'è il gruppo NIH americano, National Institute of Health, e la fondazione Gates. E tutti noi abbiamo fatto un consorzio globale per migliorare il vaccino che aveva dimostrato un po' di efficacia nel 2009. E questo vaccino viene prodotto in questo momento. E l'idea è nel 2015 di fare una nuova prova clinica in Sudafrica, per vedere se siamo riusciti a migliorarlo e portare la protezione da quel 30% a un 70-80%, che sarebbe un vaccino accettabile. E è l'unica iniziativa di scala globale, perché il problema è talmente grande che nessuno lo può fare da solo. Per questo ditte che di solito competono si sono messe insieme, agenzie governative che di solito fanno le cose per conto loro si sono unite a noi, perché nessuno da solo può pensare di affrontare questo problema. Allora, io aprirei al pubblico le domande. Abbiamo un po' di tempo e un microfono, credo, o devo restituire questo? Non lo voglio dare quando ho un microfono in mano. No, va bene, usiamo questo, non c'è problema. E quindi se ci sono domande o commenti qui davanti, magari ne raccogliamo due o tre e poi facciamo un giro di risposte. Io volevo scendere un pochettino sulla, forse qualcosa un po' più di tecnico per capire meglio. Perché tu hai detto che a un certo punto c'è stato un cambiamento, no? E questo cambiamento, da quello che si è capito, è di natura tecnologica. Io so, io non sono né un microbiologo né un virologo, quindi non me ne intendo né di vaccini, di queste cose, però ho sentito dire che tu sei stato proprio quello che ha messo, che ha inventato questa specie di reverse approach, questo approccio al contrario. Nella tecnologia dei vaccini, se ce ne vuoi parlare, primo, e secondo, questa che cos'è che hanno fatto di diverso questi che hanno sviluppato questo vaccino anti-HIV che a quanto pare un po' funziona? E ultima cosa, siccome ogni tanto la stampa ci parla di vaccini, di Istituto Superiore di Sanità,
che ovviamente ha bisogno di essere pompato perché così gli danno più soldi. Cosa c'è di vero in tutto questo? Io vorrei fare una domanda in merito ai vaccini che riguardano i bambini, in particolare quelli obbligatori. Volevo chiedere una cosa, in un bambino affetto da neutropenia, quindi con un sistema immunitario fortemente compromesso e incapace ormai di rispondere e di difendersi da qualunque batterio e virus, lei continuerebbe a somministrare i vaccini chiamati obbligatori oppure è il caso di rimandare quando il sistema immunitario è più completo? Grazie. Fate altri interventi, che così. Più o meno collegata, e ha a che fare con l'ultima osservazione, ha a che fare con l'invecchiamento. La vaccinazione all'invecchiamento è un concetto certamente interessante e sicuramente dovuto, ma insieme all'organismo invecchia il sistema immunitario e quindi si risponde meno ai patogeni e si risponde meno ai vaccini. E la cosa più preoccupante è che tanto più si va avanti e si ha più bisogno di un aiuto immunitario lì dove il sistema immunitario funziona ancora bene. Quindi sono sicuro che questo è un fattore che voi avete messo in conto e mi sapete avere il tuo parere su questo. Va bene, cominciamo da reverse vaccinology, è così che ho chiamato questa nuova tecnologia. Abbiamo parlato all'inizio di come venivano fatti i vaccini tempi di Pasteur, e Pasteur essenzialmente 1880-85 era il periodo in cui la gente ha capito che molte delle malattie non erano causate dagli astri. Influenza, il nome dice che era un'influenza astrale, no? È così che pensavano la gente se prendesse l'influenza. Nel 1880, 79, 80, eccetera, Koch, Pasteur, eccetera, scoprirono che molte delle malattie erano causate da microrganismi. Quindi hanno capito che c'era una causa ben tangibile che causava queste malattie. Da lì nacque con Pasteur il concetto della vaccinazione scientifico, il primo approccio scientifico, e disse: se ci sono i microrganismi, noi possiamo combatterli. Prima hanno fatto i sieri e i vaccini. E Pasteur essenzialmente fece una cosa che chiamano i principi di Pasteur, che essenzialmente disse: se vuoi fare un vaccino, devi fare tre cose. Isolare il microrganismo che causa la malattia, se è un virus, un batterio, un parassita. Quindi la prima cosa devi isolare. Inattivarlo voleva dire ucciderlo, oppure attenuarlo, cioè renderlo innocuo. E l'altro principio era quello di iniettarlo. Quindi doveva fare isolare, inattivare, iniettare. Questo è il principio. Con questi principi di Pasteur abbiamo fatto vaccini fino al 1980. Quando, e ci sono stati fatti tanti vaccini, eccetera, dopo il 1980, quando io volevo fare il vaccino per il meningococco B, era un vaccino che tutti quelli che avevano provato a fare con i principi Pasteur, nessuno c'era riuscito. Non si poteva fare, perché quelle tecnologie non funzionavano per questo. E a un certo punto è venuto fuori la nuova tecnologia che è stata rivoluzionaria, che era nel 1995, Craig Venter, quello che poi ha fatto il genoma umano, pubblicò la prima sequenza del genoma di un organismo vivente, era un batterio. E questa era una tecnologia nuova, che si affrontò la prima volta che la comunità scientifica la vedeva nel 1995, però era rivoluzionaria nel senso che dava un'informazione che nessuno aveva mai visto prima nella storia. E quindi ho pensato che quella fosse una nuova tecnologia che ci poteva permettere di risolvere un problema come quello del meningococco B, che non si poteva risolvere con quella tecnologia che avevamo fino ad allora. Quindi sono andato a parlare con Craig Venter, abbiamo fatto un'alleanza, abbiamo lavorato insieme, e poi il vaccino ci ha voluto
tanto tempo, perché purtroppo oggi ci vuole 15-17 anni per portare un vaccino sul mercato, oggi ci è arrivato, ma ho chiamato questa tecnologia nuova reverse vaccinology per dire che avevamo chiuso con Pasteur, essenzialmente. Un grande rispetto per Pasteur, perché ovviamente è stato il primo microbiologo con impatto mondiale. Però avevamo chiuso con Pasteur perché, mentre con Pasteur bisognava isolare il microorganismo, inattivarlo, iniettarlo, eccetera, noi era la prima volta che avevamo fatto un cammino a ritroso. Non partivamo più dal microorganismo, ma dall'informazione in un computer. Quindi era l'informazione in un computer e da lì abbiamo disegnato un vaccino. Quindi il processo intellettuale o anche pratico è completamente diverso da quello di Pasteur. Questo l'abbiamo chiamato reverse, perché invece di partire dal laboratorio siamo partiti dall'informazione e da lì a ritroso abbiamo ricostruito un vaccino. Questa era la prima domanda. La seconda domanda era: cosa c'è di diverso nel vaccino thailandese? C'è una cosa molto diversa. I vaccini, tutti i vaccini di oggi, essenzialmente si prende lo stesso vaccino, si dà la prima volta, poi si dà il richiamo, il terzo, il quarto richiamo, quando c'è bisogno, è sempre lo stesso vaccino che viene dato. La maggior parte dei vaccini funzionano così e quindi va bene. Quello di diverso, che c'è di diverso in questo trial thailandese, è che il primo vaccino è un vaccino alla Pasteur, quindi è un virus diverso, però inattivato, che stimola soprattutto la risposta delle cellule T. E il secondo vaccino, che è il richiamo, è diverso, che è un vaccino fatto una proteina del virus ricombinante con un adiuvante. Quindi la prima volta in cui si cerca di stimolare il sistema immune con due vaccini diversi, uno che fa una cosa e l'altro che fa l'altra. E è la prima volta che abbiamo avuto un segno di efficacia. Terza domanda, me la sono dimenticata. Non è una gloria italiana, mettiamola così, perché essenzialmente non credo che ci sia niente di sbagliato o disonorevole non essere riusciti a fare un vaccino contro l'HIV. Non c'è riuscito nessuno, quindi se non ci riusciamo anche in Italia va bene. Quello che non è stato piacevole in tutta questa cosa è di dire che in Italia avevamo risolto il problema dell'HIV, che non era credibile a livello internazionale, quindi essenzialmente ha causato una perdita di credibilità del nostro paese fuori, non perché di fatto non funzionava, ma perché sbandieravamo una cosa come se avessimo risolto un problema che tutti sapevano che non avevamo risolto. Forse a beneficio di più possiamo riassumere brevemente la cosa, cioè per più anni, cioè, c'era una linea di ricerca in questo senso. Io ricordo di aver sentito anch'io annunci per più anni che c'eravamo vicini, che eravamo in fase sperimentale. Così non è. O meglio, non ci sono questi risultati. Diciamo che c'è stato un vaccino fatto all'Istituto Superiore di Sanità, che io non ho una critica sul vaccino stesso, perché se la comunicazione fosse stata noi, come tanti altri, stiamo provando a fare un vaccino, il vaccino è complicato, e noi stiamo affrontando in questo modo, è un componente di un vaccino futuro, niente di male. Però il problema è la comunicazione è stata: tutto il mondo sta fallendo, noi in Italia abbiamo la soluzione, adesso siamo in fase 1, 2, 3, e tutti sapevano che non era vero, quindi non è stata una bella pubblicità per il nostro paese. Sì. Dunque, sulle vaccinazioni dei bambini con neutropenia, credo che non ci sia una risposta generale, perché bisogna vedere che tipo di neutropenia c'è e quando matura il sistema immune, più o meno. Sicuramente vaccinare subito all'inizio non fa male. Però bisogna vedere anche quando il sistema immune matura, se c'è bisogno di altri richiami, eccetera. Quindi secondo me, cioè, non,
vaccinare io lo consiglierei lo stesso, non avrei nessun problema a vaccinare, vaccinerei, però vedrei anche se c'è bisogno di richiami più in là e vedere veramente che tipo di neutropenia è. Se non so, se uno ha pochi neutrofili, uno può vaccinare a qualsiasi momento perché il sistema immune funzionerà. Però se uno non ha CD4 o altre cose, bisogna aspettare di più che il sistema immunitario cresca perché sia un vaccino efficace. Vaccinare comunque all'inizio non va benissimo, non fa male, ma potrebbe non essere così efficace come un bambino che non ha queste cose. Quindi va seguito nel tempo a vedere se c'è bisogno di richiami. E poi bisogna anche consultarsi con i medici, eccetera, perché ovviamente alcuni dei vaccini sono virus vivi attenuati e se il sistema immune non è perfetto, questi vaccini potrebbero, cioè questi virus che di solito sono attenuati, potrebbero avere degli effetti collaterali. Quindi bisogna consultarsi caso per caso con gli specialisti di queste cose qui. Oh, l'invecchiamento del sistema immunitario è una cosa affascinante. Ci è uscito oggi su una rivista internazionale un articolo su questa cosa, perché ovviamente nell'anziano una delle ragioni per cui poi tante malattie ritornano è perché anche il sistema immunitario invecchia. Noi siamo stati pionieri in Italia con un nuovo adiuvante che... Tutti i vaccini, quelli inattivati, in genere hanno bisogno di una qualche molecola che stimoli il sistema immunitario, che si chiama adiuvante perché aiuta. E gli adiuvanti furono scoperti nei primi 1920-24, furono i primi adiuvanti usati per i vaccini a quel tempo contro la difterite, il tetano. E sono sali di alluminio che vengono iniettati, sono innocui, ormai iniettati in miliardi di persone, sono tranquilli, e che funzionano bene ma non sono perfetti, per esempio nell'anziano non è che funzionano bene come nei bambini. I sali di alluminio sono stati gli unici adiuvanti usati e registrati per l'uomo dal 1920 al 1997. Nel 1997 noi siamo stati i primi nel mondo a registrare in Italia il secondo adiuvante della storia, che si chiama MF59, che era l'emulsione 59 che avevamo fatto. Ne avevamo fatte fino a 75, ma poi siamo dovuti ritornare alla 59esima perché era la migliore. E questa emulsione l'abbiamo registrata per il vaccino influenzale per gli anziani. Ha cambiato la storia perché è stato il primo adiuvante, è stato registrato in tutto il mondo, oltre che l'Italia, ma l'Italia l'abbiamo registrato, a quei tempi la registrazione europea non c'era e quindi l'abbiamo registrato per primo in Italia. E questo è un vaccino commerciale, quello con l'adiuvante, e funziona. Noi il modo in cui l'avevamo scoperto, che facevamo sperimentazione sugli animali e avevamo preso dei topi giovani e topi vecchi e vedevamo che al vaccino influenzale i topi giovani rispondevano benissimo, i topi vecchi non rispondevano per niente. Quando le abbiamo dato l'adiuvante i topi vecchi rispondevano come i giovani, e quindi abbiamo, a quel tempo abbiamo detto, abbiamo il Viagra del sistema immune. poi dopo è vero. Quindi insomma quella è un altro elemento di percorso di sfida. Io avevo visto altre mani qui, quindi richiedo, tanto arriva a passarlo, va bene. Ma essenzialmente per finire sulla cosa, oggi è chiaro che l'invecchiamento del sistema immune è uno dei problemi da affrontare. Un modo per affrontarli sono le adiuvanti. Questo qui che abbiamo sviluppato, registrato nel 97, era una tecnologia, avevamo cominciato all'inizio degli anni 90. Oggi il modo per ringiovanire in qualche modo il sistema immune, ci sono molti altri adiuvanti più sofisticati di quelli con cui stiamo lavorando, e c'è tutta una scienza che cerca di ritardare l'invecchiamento del sistema immune con farmaci o altri trattamenti. Quindi è uno dei grandi temi della ricerca moderna.
Sì, volevo fare due domande, una di carattere generale e un'altra un po' più tecnica. Prima si ricordava il fatto che i vaccini rappresentano, come dire, un mercato di serie B in teoria rispetto a quello del farmaco più in generale. Però è anche vero che essendo pionieri della reverse vaccinology, non soltanto è stato dato l'impulso che è stato dato alla vaccinologia per le patologie infettive, però mi pare che siate stati in grado di influenzare concettualmente e anche metodologicamente molto la ricerca di vaccini anticancro, che sono stati pure citati. Così la domanda, penso, di interesse generale è questa: è l'acquisizione di esperienze di questo tipo e soprattutto l'apertura di nuovi mercati nel settore dei vaccini anticancro, quanto potrebbe beneficiare nel complesso tutto il settore della vaccinologia? E poi una seconda domanda un po' più tecnica, a cui francamente non riesco a rispondere quando anche parlo di queste cose ai biotecnologi, agli studenti. È stata data molta enfasi negli anni scorsi ai vaccini DNA, per le ragioni di cui si parlava anche prima, ci si sperava molto, insomma, per la sicurezza, per la facilità in teoria di produzione, i costi di produzione e così via, logistica, eccetera. E di fatto ad oggi ci sono pochissimi vaccini licenziati nel settore veterinario e niente nel settore umano. Francamente non vorrei conoscere l'opinione in merito a questa difficoltà che si incontra, se è un problema di specificità d'ospite, di risposta immunitaria o possono esserci altre ragioni. Io volevo chiedere se patogeni comunitari e multiantibiotico resistenza, nei seri a gonorrea che sta diventando sempre più resistente agli antibiotici, potrebbe rappresentare una sfida, visto anche le caratteristiche del batterio stesso, per lo sviluppo di un vaccino da usare in un adulto immunocompetente? Vaccini e malattie autoimmuni, nel senso di duplice, sia per sfatare un pochino leggende metropolitane che vogliono vaccini responsabili di incrementi di malattie autoimmuni, come per esempio il diabete insulino dipendente, quello autoimmune del bambino, e sia prospettive per prevenire malattie autoimmuni attraverso i vaccini. Se c'è. Una curiosità: c'è differenza tra il funzionamento del sistema immunitario dei bambini e quello degli adulti? Eventualmente gli studi che si fanno sull'efficacia o la pericolosità dei vaccini si fa sugli adulti o sui bambini? La prima domanda era essenzialmente i vaccini come mercato di serie B. Il mercato di serie B perché essenzialmente è una questione di prezzi. La gente quando è ammalata e quindi si deve curare non guarda il prezzo, quindi i costi delle terapie sono sempre alti. Quando uno è sano, un costo mille volte più basso sembra che sia un prezzo troppo alto, perché quando la gente è sana non pensa che la prevenzione è sempre una cosa in cui la gente non piace spendere. E quindi la ragione per cui i vaccini sono una cosa di serie B è perché costano poco, anche se la gente si lamenta che possono costare troppo. Però chi deve fare un investimento, in un'industria deve fare un investimento, deve guardare anche al ritorno dell'investimento. Il ritorno dell'investimento per i farmaci è sempre di gran lunga superiore a quello per i vaccini. Anni 90 tutte le aziende sono uscite dai vaccini, perché non c'era profitto da fare.
E quindi essenzialmente la ricerca sui vaccini non c'è stata, eccetto poche persone incaponite a farle, io ero uno di quelli. Dopo, però all'inizio degli anni 90 io non potevo parlare agli investitori le cose sui vaccini, perché tutti se ne andavano. Poi sono arrivate le nuove cominciano ad arrivare nuove tecnologie, nuove cose, la reverse vaccinology, una di queste, che ha fatto vedere che c'era la possibilità di fare cose impensabili prima. E questo essenzialmente ha riportato degli investimenti ai vaccini. Oggi lavoro per Novartis. La Novartis ha comprato la ditta con cui lavoravo prima, Chiron, che aveva comprato la ditta con cui lavoravo prima, Sclavo, e l'ha comprato nel 2006. Io mi ricordo sempre di una volta quando ero responsabile della ricerca Chiron, che sono andato da San Francisco a Basilea. San Francisco era la sede della Chiron. Sono andato a Basilea a presentare la ricerca Chiron alla Sibagaghi, che allora, no, nel 2000 era già Novartis, alla Novartis, che si era appena formata dalla fusione Sibagaghi e Sandoz, e per presentargli la nostra ricerca. E avevo 2 ore di tempo e le volevo parlare dei vaccini, però loro erano interessati nei farmaci. E allora avevo lasciato i vaccini all'ultima mezz'ora, sono passati 45 minuti oltre la mezz'ora in cui dovevamo fare i vaccini, e alla fine ho detto sì, poi dovevamo parlare anche dei vaccini, ma tanto quelli sono una commodity, allora non interessano. Questo era il 2000-2001. 6 anni dopo la Novartis ha comprato la Chiron per i vaccini, perché nel frattempo è cambiato, le nuove tecnologie, le nuove cose hanno fatto vedere che i vaccini possono essere anche una risorsa economica che può far ritornare l'investimento nel futuro. Quindi c'è stato un cambiamento ultimamente, però i ritorni sono sempre molto più bassi nei vaccini. L'anticancro è una, se uno guarda il numero di prove cliniche sui vaccini, lei scoprirà che ci sono molte più prove cliniche sui vaccini antitumore terapeutici che prove cliniche per vaccini che prevengono le malattie. Perché? Perché se per caso uno scopre un vaccino anticancro, il prezzo lo mette altissimo, terapeutico. C'è un solo vaccino anticancro registrato nel mondo, è una ditta americana, un vaccino contro la prostata. La serie di somministrazione sono $90.000. Perché se uno... No, è terapeutico. Se voi lo confrontate a 4-5 euro di un vaccino antinfluenzale, capite perché uno investe il vaccino. Tra l'altro funziona poco, quasi niente quello. Però se uno è disperato, quei soldi le spende. Se invece uno dice c'è un vaccino preventivo per la stessa cosa e costa 100 euro, la gente dice che costa troppo. Quindi questa è una ragione. E per cui c'è un grosso investimento in vaccini terapeutici che non funzionano o funzionano pochissimo, e pochi investimenti in vaccini che possono prevenire tumori. È lì che io voglio investire invece. Vaccino DNA è una cosa molto... la risposta è semplice, non si sa. I vaccini DNA sono stati messi, pubblicati per la prima volta nel 1992, è stato dimostrato che si poteva iniettare il codice genetico a DNA e nei topolini funzionava bene. Funzionava bene un pochino troppo, però insomma dava una risposta immunitaria che non si pensava che non fosse possibile. C'è stata una corsa a usare vaccini da DNA contro tutto, nei topi funzionano, come siamo passati all'uomo è stato un fallimento totale. Non si riesce bene a capire neppure oggi perché abbiano funzionato nei topini e non nell'uomo. La mia opinione, però non sono certo di questo, è che i vaccini DNA costituiscono un nuovo tipo di vaccino per il sistema immunitario, e
noi li abbiamo trattati come se fossero vaccini tradizionali, facendo una dose, due dosi, tre dosi e così via, non tenendo presente che i vaccini al DNA o il DNA una volta iniettato ha una cinetica che è diversa da un vaccino, perché i vaccini che diamo normalmente, quelli che si danno nel braccio, essenzialmente quello che fanno è attraggono le cellule del sistema immunocompetenti sul braccio, queste cellule prendono il vaccino, lo portano al linfonodo e lì succede tutta la risposta immunitaria. Quindi è una cosa localizzata. Se si inietta il DNA va immediatamente in tutto l'organismo, in frazione di secondi, e quindi secondo me si diluisce completamente la cosa. No, quando si inietta nel topo, l'organismo del topo è abbastanza piccolo e la risposta ancora succede. Quando si inietta nell'uomo probabilmente si disperde e non si vede niente. Quindi il vaccino DNA hanno bisogno di studi che per i farmaci si fanno sempre, perché i farmaci che prendiamo normalmente hanno studi di farmacocinetica che per i vaccini DNA non sono mai stati fatti. E quindi bisogna lavorare sulla localizzazione, su queste cose qua. È la mia opinione, però non è che l'abbia provato che sia così. Oggi abbiamo un'evoluzione di questo che abbiamo sviluppato noi, sono dei vaccini a RNA, in cui invece di iniettare il DNA si inietta l'RNA, che ha una serie di vantaggi. Uno, che possiamo usare dei sistemi che amplificano l'RNA stesso. Due, che nella cellula, quando si inietta il DNA, perché questo sia efficace, deve raggiungere il centro, il nucleo della cellula, altrimenti non viene, l'informazione non viene letta. L'RNA basta iniettarlo nel citoplasma, che è molto più grande, e l'informazione viene letta, quindi è molto più facile raggiungere il target con questo. È una cosa che in tutti i modelli animali ci funziona molto molto meglio del DNA, però ancora non siamo stati nell'uomo, quindi prima di parlarne troppo devo vedere se funziona nell'uomo. Dunque, l'antibiotico resistenza è una dei problemi di oggi, perché ci sono alcuni batteri essenzialmente in cui stiamo esaurendo gli antibiotici. La Neisseria gonorrea è una di queste, e direi che secondo me oggi si possono fare vaccini per tutti i batteri antibiotico resistenti, e con le tecnologie genomiche che abbiamo si possono fare. Ci vorrà un po' di tempo, però sono tutti possibili. Noi abbiamo fatto in prove cliniche di fase 2 un vaccino contro la pseudomonas, abbiamo in fase 1 uno contro lo staffilococco, altri stanno facendo vaccini contro il clostridium difficile. Per il gonococco non c'è niente di sperimentale in fase clinica. La ragione è che per fare, anche quando usiamo la genomica, abbiamo sempre bisogno di modelli animali per sperimentarli. Nel gonococco non c'è nessun modello che ci dia nessuna informazione su come un vaccino potrebbe funzionare. Quindi il limite è non è se riusciamo a fare un vaccino, sono sicuro che riusciremo a farlo, però non c'è nessun modello su cui svilupparlo. Perché il gonococco non infetta gli animali e quindi non si riesce a fare nessun modello. La mia speranza è che, siccome il gonococco è una Neisseria gonorrea molto simile al meningococco, la mia speranza è che il vaccino che abbiamo fatto per il meningococco protegga anche dal gonococco. Però lo sapremo solo quando verrà usato. So che noi abbiamo fatto un vaccino per il meningococco in Nuova Zelanda, che abbiamo usato all'inizio degli anni 2000, e era un vaccino più primitivo di quello che abbiamo adesso, perché lì c'era un'epidemia, abbiamo fatto una cosa veloce. Però quando l'abbiamo usato in Nuova Zelanda i casi di gonorrea sono scesi. Nessuno ci ha mai fatto caso
perché erano tutti concentrati sul meningococco. Io l'ho notato e adesso aspetto che, di vedere l'implementazione del vaccino contro la meningococco, e forse potrebbe funzionare. Dunque, oggi siamo di fronte a un aumento globale di malattie autoimmuni e la gente non sappiamo perché, eccetera. I vaccini cosa possono fare? La prima domanda che la gente fa: ma sono i vaccini che causano autoimmunità? E lì la risposta è essenzialmente no, non c'è mai stato nessun link, nessun collegamento tra un vaccino e malattie autoimmuni. E le stiamo, adesso soprattutto che usiamo nuovi adiuvanti, eccetera, le agenzie regolatorie sono veramente in una paranoia di questo, ci fanno fare prove cliniche, diceva, dove fate le prove cliniche negli adulti e nei bambini? Le facciamo negli adulti, negli anziani, nei bambini, dappertutto. E non ci sono... non ci sono segni assoluti che i vaccini possono causare malattie autoimmuni, neppure cose che possono far pensare lontanamente che lo fanno. Oltre agli studi clinici, le agenzie regolatorie danno anche quello che si chiamano post marketing commitment, cioè dice, adesso ha fatto, non so, 10.000, 20.000, 30.000 persone tra bambini, adulti, eccetera, ti do la registrazione, però nei prossimi anni tu mi devi seguire tutti quelli che nei vari paesi prenderanno i vaccini e dimostrare che con l'implementazione della vaccinazione su larga scala non c'è un aumento di una serie di malattie tra cui quelle autoimmuni. Quindi il controllo su queste cose è grandissimo e non c'è nessuna associazione tra questo. Quello che invece i vaccini possono fare, possono prevenire delle malattie autoimmuni. E stavo parlando stamattina di una osservazione che abbiamo fatto insieme a Ilaria Capua, che credo conoscete tutti, la scienziata italiana che lavora e influenza, adesso anche eletta in Parlamento. E lei ha scoperto, lavorando all'Istituto Zooprofilattico, che il virus influenzale, che tutti pensiamo che sia un virus che causa l'influenza e che quindi colpisce le vie respiratorie e basta, non solo colpisce queste vie, le vie respiratorie, i polmoni, eccetera, ma si moltiplica anche nelle cellule beta del pancreas. E moltiplicandosi lì, essenzialmente causa una grossa infiammazione del pancreas. Nessuno se ne è mai accorto di questo, è stato pubblicato di qualche mese fa. E causa una grossa infiammazione del pancreas, uccide le cellule espongono un sistema infiammatorio degli antigeni che normalmente non sono esposti al sistema immunitario, e partendo da questa osservazione che ha fatto lei, ci siamo messi a lavorare insieme e abbiamo detto, questo potrebbe essere una cosa che potrebbe scatenare il diabete di tipo 1, per esempio. E nel topo siamo riusciti a dimostrare che infettando il topo con l'influenza si andava a vedere le lesioni del pancreas, essenzialmente queste si poteva scatenare un fenomeno autoimmune che porta al diabete. Quindi delle malattie tipo diabete tipo 1 potrebbero essere causate da una banale infezione di un virus tipo influenzale, ma anche enterovirus potrebbero fare delle cose del genere, che causano una reazione infiammatoria in un organo anomala, lisano delle cellule, e questo di per sé non causa il diabete, ma è la reazione scatenante che poi causa l'autoimmunità, e quindi il nostro sistema immune attacca le cellule che producono l'insulina e quindi diventa diabete. Quindi, per esempio, vaccinando i bambini con l'influenza, col vaccino antinfluenzale, potremmo prevenire il diabete di tipo 1, o almeno una grossa proporzione di questo. Quindi vedo molto l'utilità dei possibili vaccini nel prevenire potenziali malattie autoimmuni.
Sì, il sistema immunitario adulti e bambini ovviamente noi lo proviamo per due motivi: uno per la sicurezza, perché gli effetti collaterali possono essere diversi negli adulti e nei bambini, ma di sicuro il sistema immunitario dei bambini è completamente diverso da quello degli adulti, come quello degli adulti è diverso da quello degli anziani. E quindi uno deve fare attenzione a sviluppare il vaccino su quale popolazione provarla. In genere i bambini, gli adulti hanno un sistema immunitario maturo che risponde bene alle varie cose. I bambini nei primi mesi di età hanno un sistema immunitario che risponde a tutti gli antigeni, a tutti i vaccini, però dura pochissimo. La memoria nei bambini dei primi mesi è bassissima. Quindi la memoria dura mesi, mentre man mano che il sistema immunitario matura, la memoria dura anni. E quindi, per esempio, noi diamo i vaccini ai bambini di 2 mesi perché dobbiamo proteggerli dal terzo mese, dal quarto mese, eccetera. Però mentre quando vacciniamo per avere una buona immunità abbiamo bisogno di vaccinarli a 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi, poi fare un richiamo a 12 mesi, se noi ci potessimo permettere di aspettare 12 mesi basterebbero 2 dosi, perché il sistema immunitario a 12 mesi è molto più maturo e quindi 2 dosi sarebbero sufficienti. Solo che non possiamo aspettare 12 mesi perché nel frattempo i bambini si prenderebbero molte malattie. Quindi bisogna studiare, facciamo prove cliniche per vedere appunto ogni vaccino che tipo di schedula deve essere utilizzata per le diverse popolazioni. Io tornerei al reverse vaccinology. Vorrei chiedergli delle informazioni esaurienti sul primo vaccino che è stato realizzato con questa tecnologia, la Celluvax. Questo vaccino ha avuto una vita brevissima. Le faccio presente, probabilmente lo sa già, che in rete circola da parecchi anni un dossier realizzato da un padre cui figlio ha sviluppato l'autismo dopo che gli è stato inoculato questo vaccino. In questo dossier la sua azienda e il Ministero della Salute non escono tanto bene, per quello io vorrei approfittare della sua presenza qui per avere la sua versione di quello che è successo per riguardo a quel vaccino. No, grazie della domanda, perché è una domanda importante. Dunque, io ho sviluppato la Celluvax a fine anni 80 e questo vaccino era il più rivoluzionario a quei tempi tecnologicamente che ci fosse sul mercato. E tant'è vero che una ditta californiana, che era la Chiron, è venuta a comprare la vecchia Sclavo perché questo era un vaccino che interessava per il mercato mondiale. L'abbiamo sviluppato, abbiamo fatto le prove cliniche in Italia, e poi anche in Svezia, ha avuto un'efficacia del 84%, quindi un vaccino molto efficace. È stato registrato, ho cominciato a usarlo in Italia, è stato usato per 4-5 anni. Quello che è successo è che noi eravamo un'azienda molto piccola a quel tempo e combattevamo con delle aziende molto più grandi e quello era il vaccino contro la pertosse cellulare, era un vaccino che avrebbe cambiato il mercato. Quindi era chi vinceva quella guerra avrebbe cambiato il mercato. C'è stata un'azienda competitrice che ha comprato un brevetto che
che non aveva nessuna valenza scientifica, però aveva una valenza legale, e ha cominciato a farci una battaglia legale che essenzialmente cercando di chiudere il nostro stabilimento. Abbiamo tutte le procedure, eccetera, tantissime udienze e così via. Io ho passato dal 1994 al 1998 a difendere i brevetti su tutte le cose legali in Italia, in Inghilterra e a Monaco, all'Ufficio Europeo Brevetti. Nel 1998 abbiamo vinto la battaglia legale, perché questo era un brevetto che non aveva valore scientifico, non poteva essere difeso. E quindi quello che è successo è che di fatto abbiamo vinto. Nel momento in cui abbiamo vinto mi sono accorto che avevamo perso tutto, perché noi eravamo un'azienda piccola. Io dal 1994 al 98, invece di concentrarmi a sviluppare la prossima generazione del prodotto, ero concentrato, tutta l'azienda era concentrata a difendere questo brevetto. Nel frattempo l'altra azienda, che era molto più grande di noi, ha sviluppato il prodotto di prossima generazione. E di fatto, perché noi avevamo un vaccino che era diftrite tetano pertossica cellulare, gli altri hanno sviluppato le famose combinazioni. Nel 1998 ci siamo accorti che eravamo fuori mercato. Essenzialmente le nuove combinazioni hanno soppiantato tutto il vaccino trivalente, e quindi il nostro vaccino è finito lì essenzialmente. Quello che sta succedendo è che gli altri vaccini che erano stati fatti, di questa azienda e degli altri, erano tutti vaccini fatti con metodi tradizionali, e che da allora in poi sono stati usati. Il nostro non è stato più usato. E quello che è successo è che negli ultimi 4 anni, a partire dagli Stati Uniti, ma adesso anche in Svezia, in Inghilterra, eccetera, si sta cominciando a vedere i limiti di questi vaccini tradizionali, nel senso che hanno una memoria molto corta, e quindi adesso, siccome hanno una memoria corta, negli Stati Uniti la pertosse sta ritornando, anche se vaccinano, sta ritornando sopra negli adolescenti, perché questo vaccino funziona, quei vaccini che sono in commercio funzionano, ma hanno una memoria corta. Nel frattempo i brevetti sono scaduti di tutti e le cose, anche noi adesso facciamo parte di un'azienda più grande, e quindi l'idea è che questo vaccino, abbiamo già rifatto una prova clinica di fase 1, perché dobbiamo ricominciare la registrazione, e lo riporteremo sul mercato, perché è di qualità nettamente superiore a tutti gli altri. Quindi è una storia di guerre commerciali, di cose, non ha niente a che fare con la sicurezza, non c'è nessun segno di cose di autismo, eccetera. Purtroppo nei vaccini succede sempre che, siccome tutti i bambini vengono vaccinati, succede sempre che qualche bambino dopo la vaccinazione finisce sotto una macchina, oppure ha una malattia che le sarebbe venuta comunque, che è tipo l'autismo, uno di questi. E purtroppo la nostra società è fatta in modo tale che quando c'è una cosa che non riusciamo a spiegarci, come l'autismo, di cui non riusciamo a fare una causa, oppure quando i militari sono tornati dalla guerra del Golfo, invece di pensare a quali sono le cause reali, la gente pensa: ma quella gente è stata vaccinata e quindi deve essere colpa dei vaccini, che è comprensibile dal punto di vista umano, perché chi ha una cosa, un bambino autistico o un militare torna dalla guerra del Golfo e ha dei problemi seri, la gente cerca sempre di trovare una causa. Però insomma, trovarla proprio nei vaccini mi sembra una cosa che non sia visto che i vaccini non c'entrano niente, che fanno tanto bene all'umanità, cercare di proprio colpire quello che ti fa bene per una cosa così, non credo che sia una cosa buona. E mi dispiace tantissimo, ovviamente, per tutti i casi umani che ci sono, ma legarli alla vaccinazione è una cosa ingiusta e sicuramente non vera.
Questo è il caso inglese che citava poco fa, è interessante. Beh, intanto la cosa è, non è una cosa nuova, nel senso, se lei va a vedere i dipinti inglesi di quando Jenner ha fatto nel 1790 il vaccino contro il vaiolo, trova dei dipinti in cui c'è Jenner che vaccina, intorno ci sono la gente che il vaccino era di Jenner, era usato, prendevano le pustole dalle mucche, e trova della gente intorno che gli escono le mucche dai bracci, una c'ha la testa sostituita da una mucca. Quindi gli antivaccini ci sono sempre, i movimenti antivaccini ci sono sempre stati culturalmente. Oggi essenzialmente è una questione di educazione. Credo che non facciamo un lavoro abbastanza buono per informare quanto sia importante vaccinare, e quanto sia anche importante dal punto di vista di responsabilità, perché la gente in genere dice: ma tanto queste malattie non ci sono. Io, se non vaccino il mio bambino, è una responsabilità che mi prendo io. Questa è, intanto, è una bella responsabilità che si prende, perché ci sono dei casi in cui dei bambini sono morti perché il mio genitore si era preso la responsabilità di non vaccinare. Insomma, non mi vorrei trovare in quelle condizioni. Però ammettiamo che grazie al fatto che tutti gli altri si vaccinano, questo se la, non abbia cioè, ha un basso rischio, quindi non è sempre un problema sociale, perché chi non vaccina crea un portatore. E in Inghilterra, quando hanno smesso di vaccinare contro il morbillo, hanno creato una popolazione di portatori che all'inizio nessuno si è accorto di niente, perché siccome la massa era vaccinata per un numero di anni la cosa è stata sotto silenzio, ma il numero di portatori è aumentato finché adesso è scoppiato. Quindi chi non si vaccina, secondo me, è una sociale, cioè uno che non si prende una responsabilità verso la società e procura un danno alla società, non solo a se stesso. Prego. Dobbiamo cominciare. No, quest'ultima discussione effettivamente ha un significato generale molto importante, perché questo dei vaccini è un esempio di come la ricerca e la scienza viene considerata nella attuale età in cui ci troviamo, che dovrebbe essere altro che il secolo dei lumi, dovrebbe essere molto più razionale e più scientifica, ma di fatto ci rendiamo conto che non lo è. Perché adesso qui stiamo parlando di vaccini, ma pensiamo all'omeopatia, pensiamo agli OGM che vengono accusati di inserire nel DNA umano geni fatti in laboratorio. Pensiamo, non so, alla cannabis a cui si attribuiscono proprietà taumaturgiche. Pensiamo alle staminali fatti da stamina, con un metodo che nessuno conosce e che probabilmente l'unica cosa che fa è di non far male, se non fa male. Cioè, purtroppo, ecco, quello che veramente è triste è che l'Italia, da questo punto di vista, è in prima fila in questa... purtroppo, devo dire che purtroppo è così, perché è una situazione... quelli già sono hanno un punto di vista talmente fideistico e talmente estremo, che qui invece noi abbiamo ministri che fanno legge e decreti, capito? Questa è la differenza. Il problema dell'Italia è che purtroppo abbiamo una democrazia populista. Il risultato è che i nostri politici e anche in qualche modo i magistrati si allineano al sentimento popolare. Questo è il guaio. Cioè, la nostra è una democrazia diciamo talmente estrema che alla fine diventa pericolosa per la stessa popolazione. Questa è una cosa che mi sentivo di dire, che veramente proprio ci avevo qua sullo stomaco. Poi chiudiamo, perché sennò...
Prego. Mio figlio è diventato diabetico a seguito di una vaccinazione, sono di quelli obiettori io, quindi sono in un ambiente ostile. E non avendo una causa, dice il vaccino. Sì, va bene. Posso dire, le dico che tutto quello che ha detto stasera io la penso all'opposto, logicamente lei è più competente di me e quindi sicuramente ha ragione lei. Faccio presente solo una cosa. Il mese scorso due membri del congresso USA, perché l'obiezione c'è in tutto il mondo, non c'è solo in Italia, risulta anche a lei che sta acquisendo sempre più consenso nella popolazione. Questi due membri del congresso sono Bill Posey, deputato della Florida, e Caroline Maloney dello Stato di New York, hanno presentato un disegno di legge per ottenere uno studio sui non vaccinati puri. E questo studio, le associazioni di obiettori lo chiedono in tutti i paesi del mondo, da anni, e non si fa. Cioè noi vogliamo avere uno studio sui bambini zero vaccinati. Io per esempio ho un figlio diabetico che ha fatto i vaccini fino ai 2 anni, a 2 anni e mezzo è diventato diabetico, e una figlia che ha 8 anni, 0 vaccini. La popolazione dei 0 vaccini, quando si prenderà in considerazione? Io, se c'è qualcuno della società italiana di Genova, visto che adesso da poco ha fatto un sito internet vaccinarsi per cercare di recuperare un po' il terreno, ma penso che sia una battaglia persa perché siamo 9 a 1 più o meno come consenso internetiano, però questo studio servirebbe realmente per fare vera luce su questa faccenda, farebbe veramente una dimostrazione scientifica nella popolazione dei bambini zero vaccini, non dico quelli che hanno fatto 20 rispetto a quelli che hanno fatto 22, quelli che hanno fatto 30 rispetto a quelli che hanno fatto 33, quelli zero vaccini rispetto alla popolazione generale, hanno diabete, hanno autismo, hanno malattie autoimmuni, hanno tumori, abbiamo un'epidemia di tumore nel primo anno di vita, dati della Società Italiana di Pediatria, 4,8% aumento l'anno per 20 anni. Cioè, questo studio lo facciamo? Lei cosa ne dice? La sua azienda sarebbe favorevole a fare uno studio di questo tipo? Grazie. È chiaro che, come detto, è da tempi di genere che ci sono delle persone che la pensano in modo opposto e non ci si può fare niente. Ho detto, io posso solo seguire quello che è le cose che si provano e quelle che non si provano. È chiaro che nessuno ha mai provato che con metodo scientifico che i vaccini causano autismo, anzi hanno provato con metodo scientifico che non lo causano. Non c'è nessuno studio che ha confermato in modo scientifico che i vaccini causano il diabete e quindi poi uno può dire quello che vuole, chiaramente la parola è libera per tutti, quello che non è libero per tutti è di prendere una posizione contraria a quello che è l'evidenza scientifica. Per il resto poi sugli zero vaccinati credo gli studi siano fatti in continuazione, che queste popolazioni sono quelle che poi vengono studiate quando ci sono le epidemie che vengono fuori. Io di per sé, e questo non parlo né per l'azienda né per la mia opinione personale, secondo me i zero vaccinati non dovrebbero esistere, quindi perché uno dovrebbe fare uno studio su questi? Poi, visto che ci sono, studiarli per me non è un problema, però non è l'aspirazione della mia vita andare a studiare una cosa di cui potremmo fare tranquillamente a meno, quindi io non lo farò. Se però c'è qualcuno che lo vuole fare, io sarò molto contento. Poi raccogliere le osservazioni su questi bambini che esistono non credo che sia un problema. Grazie a tutti anche per le numerose domande e interventi e grazie a Lino Rappuoli che ha risposto penso a tutti dando un sacco di spunti, un sacco di anche di informazioni che appunto sono di nuova generazione a cui spesso non accediamo perché effettivamente l'informazione, diciamo quella pubblica, non è sempre così puntuale. E niente, io vorrei ringraziare ancora Sardegna Ricerca anche per l'organizzazione di questi incontri e ricordare il prossimo appuntamento. Passo però il microfono per esattamente data, ora e luogo dell'appuntamento. Intanto una buona serata a tutti e grazie.
Dunque, io ricordo i prossimi appuntamenti. Il prossimo è uno Science Café che si farà presso la Mediateca del Mediterraneo. Dal titolo Digitali si nasce o si diventa, quindi si parlerà di Facebook, di social media, Twitter, tutti questi argomenti, diciamo, di frontiera e molto interessanti. Invece la prossima conferenza sarà qui, ci sarà Guido Tonelli, uno degli scopritori della particella di Dio, cioè il bosone di Higgs. Quindi mi raccomando, venite l'8 giugno, l'altro il 25 maggio. Grazie. Grazie.